Allora, siamo al 14° congresso dei radicali italiani. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per gli affari europei è Sandro Gozi. Allora, siccome sappiamo che si è interessato della questione Bolkestein, delle concessioni demaniali e che appunto adesso c'è tutta questa questione, volevamo sapere da lei qualche novità circa che cosa sta pensando il governo, insomma, quali sono le norme sollecitate peraltro dai concessionari riguardo questo argomento, diciamo, su questa possibilità che c'è sulla direttiva Bolkestein. Sì, no, il governo se ne è occupato sin dal primo giorno, il governo Renzi, perché erano stati accumulati su questo dei ritardi e delle negligenze molto gravi e direi inescusabili, soprattutto inescusabili dal punto di vista degli operatori e dei cittadini, insomma. Non era stato fatto nulla, il tempo era stato fatto passare inutilmente. E noi invece abbiamo ritenuto che fosse uno dei temi immediati su cui dovevamo lavorare. Abbiamo lavorato in maniera collegiale all'interno del governo, avevamo cominciato a lavorare su una ipotesi, su una proposta di nuova legge che deve riorganizzare l'intero settore, quindi con tanti aspetti anche puramente interni, di cui altri colleghi del governo si sono occupati, il demanio, eccetera, e soprattutto per quanto mi riguarda, per la parte di negoziato con l'Europa sull'applicazione della direttiva sulla libera circolazione dei servizi. Avevamo avviato finalmente un dialogo con la Commissione europea, cosa che in passato non era mai stato fatto, perché tutti denunciavano l'assenza dei governi precedenti a Bruxelles. Noi abbiamo avviato un negoziato con la Commissione europea. Sono intervenuti poi due rinvii pregiudiziali del TAR, prima Lombardia e poi Sardegna, alla Corte di giustizia europea, e che mettono in discussione uno dei capisaldi del sistema attuale e anche uno degli elementi di compromesso su cui noi, per organizzare una transizione, avevamo cominciato a negoziare con la Commissione europea, che è il tema della proroga. E quindi, di fronte a questo, la Commissione europea ha deciso di, da una parte, sospendere i negoziati con l'Italia in attesa della sentenza della Corte, dall'altra, ci ha dato garanzie, che vogliamo e ci aspettiamo, e non abbiamo dubbi, saranno rispettate, che alla fine dell'anno non riaprirà la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, perché l'Italia era tenuta a offrire una soluzione entro la fine del 2015. Però ovviamente, nel momento in cui la Commissione europea, intervenuto il fatto nuovo del ricorso alla Corte, sospende i negoziati, per noi è inutile, potrebbe essere anche un elemento di ulteriore complicazione trovare delle soluzioni non concordate con la Commissione. Quindi la commissaria Biekowska, che è venuta a farmi visita a Roma, mi ha garantito che l'infrazione non verrà riaperta, non verrà riavviata in confronto dell'Italia alla fine del 2015. Si aspetta il giudizio della Corte, si aspettano i principi che la Corte sancirà. Alla luce di quei principi si riavvierà il negoziato con la Commissione. È chiaro che noi nel frattempo stiamo pensando a soluzioni anche alternative, qualora la Corte dovesse accogliere in pieno i rinvii pregiudiziali e i quesiti posti dal TAR Sardegna e dal TAR Lombardia. Diciamo che quando è stato approvato questo articolo 34 duodecies della legge 221 del 2012, quindi l'ulteriore proroga fino al 2020, perché la precedente legge era soltanto fino al 2015, c'è stato il parere contrario del governo Monti, ma un accordo tra PD e PDL su questa proroga. Purtroppo però il governo che aveva espresso parere negativo non ha poi notificato alla Commissione europea questa proroga al 2020, quindi diciamo che questo è uno degli elementi di complessità e di diciamo, incertezza che questa vicenda che noi abbiamo ereditato ha creato, perché non avendo, diversamente dalla proroga del 2015, non essendo stata notificata e concordata con la Commissione europea questa ulteriore proroga del 2020, è chiaro che su questo c'è molta incertezza. Ma io credo che non bisogna guardare di nuovo agli errori o ai passi falsi o comunque ai mezzi passi fatti in passato, perché in passato non abbiamo trovato una soluzione soddisfacente. Non credo che sia nemmeno importante vedere le motivazioni per cui questo o quell'altro hanno votato o hanno dato questo o quell'altro parere. Credo che
come noi abbiamo fatto dall'inizio del governo, bisogna affrontare la questione in tutti i suoi aspetti e cercare di risolverla nel rispetto della legalità comunitaria, tenendo presente anche quelle che sono le esigenze degli operatori e di un settore che è comunque un settore molto importante per la nostra economia e direi anche per il nostro modo di fare turismo sulle spiagge. Va bene? Grazie.